Alessandro Morelli, pochi minuti fa un voto in aula che ha scardinato la maggioranza. Spieghiamo a chi non segue l'attività del Comune cos'è accaduto. Ah, innanzitutto un voto grandioso, perché si è detto no alla cementificazione di gran parte dei vecchi scali ferroviari, aree amplissime della nostra città, oramai abbandonate, ma che non devono avere nuove costruzioni, nuovo cemento, esattamente come voleva la giunta Pisapia, ma magari tante aree verdi. Detto questo, un voto storico, perché crolla tutto il sogno arancione, finalmente, è assente, anzi guardatelo, è assente sia il sindaco Pisapia che il candidato, probabile candidato sindaco, attuale vice sindaco Balzani. Evidentemente non avevano il coraggio di affrontare un'aula come questa, che è stata un'aula finalmente decisa. Peraltro su questo argomento la Lega Nord è sempre stata coerente, noi eravamo contrari fin dall'inizio e fortunatamente tanti della sinistra hanno maturato, forse anche in campagna elettorale, questa è la ragione, una posizione che è assolutamente una posizione ragionevole. Voi chiederete a questo punto una verifica? Beh, è indubbio che l'abbiamo appena chiesto, è indubbio che questa è una sconfitta gravissima per la sinistra milanese. Il PD si è spaccato, la sinistra tutta si è spaccata, sono assenti i principali attori di questi 5 anni di governo. Questa è la chiusura, la chiosa peggiore che la giunta Pisapia potesse avere.